Eccoci qua di nuovo, siamo alla quarta puntata e alla mia sinistra c'è il mio amico Marco, che ci accompagnerà oggi per la prima volta con un rapper, diciamo. Ci siamo. Ragazzi, vi presento Tony Boy. No, ragazzi. Eccoci qua, raga. Come stai, bro? Bene, tutto a posto, bro. Tu come stai? Tutto a posto? Sempre bene, bro. Felicissimo di averti qui con noi. E come sempre, ragazzi, vi presento la voce fuori campo. Buonasera a tutti e soprattutto ciao Tony, è un piacere averti qua con noi stasera. Ho già cappato, ma si può rifare l'intro? No, no, bro. Siamo clean, come viene, viene, già, viene. Ci siamo. È già hit così. Bellissimo. Allora, il primo podcast, volevo dirlo. Benissimo, raga, il primo podcast per Tony Boy. Un ragazzo emergente, che ormai non è più emergente, sta volando di zona Padova. Dopo ci raccontare più sul diciamo sull'argomento proprio quello cruciale della zona dove sei, cosa fai, ce lo racconterà lui piano piano. Intanto ci tenevo tantissimo a salutare tutti a casa che ovviamente ci guardano, la nostra piccola community che sta crescendo piano piano. Siamo alla quarta puntata, come vedete Tony Boy è già a suo agio. sì. È già partito, quindi gang per lui, bro. Allora, ti spiego un attimo la nostra puntata, il nostro gioco. Okay. Allora, una certa ti dirò, bro, metti la mano sotto banco, tirerai fuori questi oggetti dove... Dove ti, insomma, ti rappresentano questi oggetti, ne parleremo piano piano. Tanto so che stai per uscire con una super song. Sì, vabbè, giovedì esce la canzone, appunto, Senza Invito, che comunque, vabbè... in una season abbastanza particolare perché sto droppando una roba ogni 2 settimane, quindi vediamo, bro, sei super attivo. Esatto, più o meno ogni settimana so che mi droppa qualcosa. Sei sul pezzo. Esatto. Sì, no, vedo, la cosa figa è che lui, ho proprio visto la crescita anche della tua community. Dai, piano piano, esatto, cerco di spingere sempre, di rimanere costante, insomma, non è che faccio tanto altro nella vita, quindi questo devo fare al massimo. Grande, bro, grande. Da quanto tempo sei nel game, diciamo? No, va bene, il game se si può ancora definire così, perché ovviamente sono ancora super mega emergente e sento che posso dare ancora un botto, però comunque che faccio musica in generale da quando ho 15 anni. Okay. Lì proprio detto. Sì, okay. ma si vede, chi lo conosce o chi non lo conosce, andatelo ad ascoltare. Tony Boy, si capisce che è un ragazzo che è da anni che ci fotte. Esatto, cioè per un botto comunque ho spinto il fatto di fare rap, poi non l'ho mai fatto così seriamente come magari lo posso fare adesso, come lo farò tra un po', o come farò qualsiasi altro genere che intraprenderò, comunque in generale per ora faccio musica da un po'. Dai, top, brother, ci siamo, sei pronto? Ovvio, sono prontissimo. Primo oggetto, vai! Qua sotto. Sì, così. Metti la mano. Il primo oggetto che trovi. Cioè, io devo pescare da sopra la rete, ok? Sì. Perché... sotto lo peso, da sopra, esatto. Attenzione. Aia, una penna. Una penna. Beh, per un rapper scrivi tu i testi, giusto, ovviamente. Scrivo io i testi e scrivo tutti i giorni anche. Tutti i giorni? No, scherzo, quasi. Come descrivi una penna nel tuo percorso? Tu intanto quanti ne hai? Io ho 22 anni. 22 sì. Anni? Minchia, sono quindi 7 anni che bene o male scrivi, fai musica, diciamo che stai facendo questa cosa. La penna per te, come la identifichi, diciamo? Che sta per tante cose, tra l'altro, la penna, non solo per scrivere, secondo me, no? La penna, secondo me, è una cosa anche che... Sì. Alla fine ti serve per... Cioè, un oggetto di sfogo. Sì, cioè... la firma importante, cioè, capito? Comunque è un secondo me, è un oggetto che... Tu sì, cioè, la penna... Cioè, io in questo momento... La penna appunto la potrei semplicemente riscrivere per i miei testi e poi ovviamente spero di firmare un super mega contrattone tra poco. Te lo auguro. E niente, sto lavorando per quello, ma comunque in generale la penna mi serve tutti i giorni per scrivere insomma quello che penso. Ma tu scrivi ancora con la penna o sei passato più alla tecnologia? Al digitale. Telefono? Esatto, anche questa cosa volevo... Io in realtà stranamente tipo i programmi tipo che mi devo fare non so durante il mese, non so, la mia agenda la faccio sul cellulare così, poi i testi faccio entrambi, faccio sia cellulare se sono in giro, se no anche con la penna così. Ecco, questa è una cosa che magari io non me la sarei aspettata perché forse... 2022, tutti usano telefonini, quindi questa roba qua ci sta, diciamo, non è una cosa un po' scontata, ecco. Ma prima hai detto sto lavorando per firmare un contratto.
No, no, nel senso io ora come ora, perché voi sentivo che parlavate della penna, sì, tipo in modo, cioè tipo che avevi detto discografico, capito, così le firmi, le robe, non no, so, no, di là ipotizzato. No, no, ovvio, ma di là del contratto che magari hai già adesso. No, no, io adesso sono indipendente. Sei indipendente? Sì, ora come ora sono indipendente. Minchia, fra questa roba è una hit. Ma questa, ragazzi, questa è una hit, attenzione. No, però perché non è una cavolata, cioè non è una cosa scontata. Ma più che altro, ripeto, per chi conosce Tony, vedere un ragazzo emergente, indipendente, che fa tutti i fit che hai fatto, tutti i numeri che stai facendo, non è da tutti, diciamo. Infatti a Padova non disdengono il tuo prodotto. No, no, vabbè, ma poi a Padova comunque, cioè a casa mia, nel senso sono nato e cresciuto lì, quindi comunque conosco tutti quanti da sempre, sono sempre stato in giro ovunque, quindi è stato importante per te avere loro dato. Sì, devo dire che sento sempre comunque il supporto di una città che cioè è bello comunque, io vado in giro, i ragazzini in zona tutti mi fermano, capito, anche se mi vedono da quando sono nato, comunque ogni volta c'è sempre interesse, sempre di più. Ferma sempre più gente, capito? Diciamo che anch'io, da quanto ho conosciuto, tu non sei mai cambiato, di là dei numeri che nel tempo sono solo che cresciuti. Sei sempre stato comunque una persona super umile, super coi piedi per terra, però focus sull'obiettivo, e questo ti fa i complimenti. Grazie, ma lo apprezzo un sacco. Ma comunque sì, comunque indipendentemente da questo volevo tornare sul discorso, cioè rimango indipendente in questo momento, ovviamente non perché voglio fare il rapper, quello bisogna rimanere indipendenti. Certo. È semplicemente un momento della mia vita in cui è un'esigenza continuare a droppare senza dover per forza aspettare. Ma poi penso che arrivi anche a un punto che, cioè nel senso, hai anche varie cose, devi anche giusto fare un passo indietro. Esatto, però allo stesso momento non volevo perdere il tempismo, capito? Quel fuoco, capito? Certo. Di voler continuare a dire la mia, quindi... No, no, ma bro, questo tuo mood lavorativo che hai mi ha salvato molto. Perché che grande. Che io sono stato a casa 9 mesi, insomma, per problemi fisici, e di tutte le, quello che ho ascoltato, quello che mi arrivava di più erano le tue canzoni. Ma non te lo dico perché davvero, sei grazie. Non sei qui con me, ma perché io e te ci siamo sentiti in quel periodo. Assolutamente, io vedevo le tue storie, cazzo, ogni volta. Sì. Grande, dai, speriamo bene. Esatto, sei un grande, quindi ho apprezzato tantissimo. E insomma, il tuo percorso musicale, diciamo, che ha accompagnato anche questi ultimi 9 mesi che sono stato a casa. E ti dico che sei una persona di ispirazione, ma non solo per me, per tanti ragazzi che conosco. Infatti quando ho chiesto anche nel mio Instagram chi volete che intervistiamo, mi hanno scritto più di 5-6 persone: Tony Boy, perché tanti ragazzini di Venezia, Padova, Treviso, qui noto che comunque sei tra gli emergenti più ascoltati qua in zona, quindi grazie mille, bro, per noi è solo che un onore averti qui, veramente un onore per me essere qua, ragazzi. Ora ci siamo sciolti, stiamo fumando, piano, piano, ragazzi. Stiamo parlando di cose serie e arrivo io. Allora, parlando di birra, penna. Voi volete fumare comunque? Bro, allora, questa è una sigaretta. È una sigaretta, ragazzi. Sì, sì, sì. Legale. È legale, vero, Tony? Puoi confermi. Super legale. Okay. Allora, parlando di scrittura, appunto, con la penna, tu hai scritto sul tuo primo EP nel 2019, Non c'è futuro. Tu adesso, dopo un po' di anni che ti stai appunto stabilendo in questa società, lo vedi il futuro? Riesci a vedere meglio il futuro rispetto a prima? Ok. Tagliente, domanda, no, veramente bella, molto profonda. E sono molto contento di questa domanda, nel senso che non è una cosa a cui penso spesso, però ogni tanto ci ho pensato. E non so se effettivamente vedo un futuro. Mica Franza fumi. Scusate. Mi hai passato la tosse. Comunque, non so, cioè, non so se vedo un futuro. Non so se ho mai avuto scelte di futuro, nel senso che, cioè, tu dici questa è la strada, intanto percorro questa. Questa è la strada, esatto. Non mi sono neanche mai posto il problema di percorrerne altre, perché mi sono sentito comunque in un certo senso fortunato ad avere una cosa che fin da prima mi caratterizzasse, capisci? Sì, è una cosa. Mentre che tutti erano in paranoia per decidere cosa fare, altre cose nella vita. Cioè, non sei una persona che si, io non avevo, si programma le cose anche, cioè. Sì, cioè io mi programmo delle cose incredibili, bro, cioè, ma tipo robe irrealizzabili, capito? Bro, siamo in due. Siamo in due perché... Che però possono essere anche nel mio piccolo irrealizzabili, nel senso anche robe relativamente underground, capito? Posso farmi anche dei mini sogni, capito? Delle sfiziosità dove dico, cazzo, magari un giorno vorrei un botto... Cioè paradossalmente, bro, una roba, capito, in piccolo che per me è in grandissimo, volevo un botto... Ma questo, diciamo che partire dal piccolo, però vederlo grande, questo penso sia un passo. No, porsi degli obiettivi anche comunque. Quello, cioè, esatto. Senso,
Esatto, però io ho la mania proprio di pormi, capito? Cioè, tipo, non andare a Disneyland, ma tipo costruire Disneyland. Sì, sì, sì. Quelle follie. Siamo i due. Ma lo sai che tu per molti sei anche il futuro? L'hai mai pensato a sta cosa? Lo apprezzo davvero. Molto spesso mi rivedo un botto nelle parole che mi dicono: cazzo Tony, tu sei un grande, mi hai salvato in questo periodo. Perché mi sono reso conto che anch'io in quel periodo ero veramente forte. E dicevo: minchia, come cazzo ho fatto a essere così, capito? Sì, no, ma... Però delle volte ovviamente non è che la visione può essere sempre rosea, anche quella della persona che concepisce l'arte in sé. Sì, bisogna essere anche ogni tanto... È un po' un roller coaster, capito? Realisti anche in quello che si fanno, ma... Però comunque prima o poi secondo me uno ce la fa, non so, cioè, non so come... Stronco tutta la pessimità per dire che secondo me è più facile di quello che sembra. Io per dirti sognavo un botto fare un feat con Yamba, dicevo non lo farò mai un feat con Yamba, capito? Per me era il king e così... E l'hai fatto. E minchia, dovevo chiudere il disco, ero là che pensavo a sta roba, boom, da luna ci siamo sentiti, ci siamo scritti, bro, abbiamo chiuso il feat con Yamba. No, per me in piccolo era un sogno realizzato. Certo, no, ma bro, questo dare valore a quello che hai nel momento, comunque le possibilità che ci sono, tanti non si accontentano e magari non godono quel momento perché non riescono a trovare quel punto di equilibrio tra l'accontentarsi e il volere di più. Certo. Ok, quindi anche per i ragazzi... Comunque persone che si sentono già realizzate magari... Che non devono ancora arrivare effettivamente a qualcosa. Sì, cioè, poi detto quello, comunque non mi sento, non mi sento realizzato, cioè mi sento insoddisfatto a vita. Questo è proprio una roba che caratterizza For Real, ma penso tutti voi. Penso in questa stanza. Guarda, io Marco ha un brand di abbigliamento ex Society e da quando ha. Quanti ne ha chiesto? Adesso sono 5 anni. 5 anni. Io Giulione ogni mese, bro, tiro fuori un progetto nuovo. Infatti, siamo tutti un po'. Alla fine il porsi degli obiettivi. Siamo tutti emergenti. Esatto. Ma esatto. Ma forse questo è anche il fatto che tante strade dopo si incrociano. Sì, ma poi sei sempre. Cioè, è vero, cioè io mi ricordo che ho visto un'intervista di Luque dove diceva: tipo, non mi ricordo dove l'ha vista, né quando l'ha vista, che diceva: cazzo, io per la gente in realtà sono ancora emergente, quest'anno devo spaccare. In realtà era tipo il quinto disco, è vero, capito? Io lo conoscevo già dalla vita, era Jack King, il god del rap italiano. Bravo. Ma no, ma lui ma è super umile. Gente, per i newcomers, per certe cose è super umile. Vieni Tony, perché secondo me. Che poi non è neanche essere umile, capito? È proprio essere reali, bro, perché alle volte c'è. Chi non lo dice è perché magari cerca di evitare un problema che magari gli riguarda ed è il motivo per cui magari gli va male la carriera. Beh, ma tanti non lo dicono perché hanno ancora la moda di ostentare. Questa cosa qua è una cosa che forse a te non... Di ostentare dice la roba tipo dell'ho fatto in un anno. Sì. Forse è una cosa che non ti ho mai visto, che tu pubblicavi. Oh raga, ho fatto milioni con Ashley, o questo tizio, ok. No, ovvio, ma perché in generale, quello comunque la gente in generale lo vede già su Spotify, capito? A me in generale mi piace ogni tanto flexarlo, capito? Far rendere conto che comunque non si fotte. Ma poi in generale non è che non mi contraddistinguono per forza i numeri, perché delle volte faccio delle canzoni che non si caga nessuno, che per me valgono il triplo di quelle che magari hanno un numero e viceversa. Cioè, l'importante per te è far musica. Esatto, io penso che farò un sacco di canzoni di cui alcune andranno, alcune non andranno. No, ma io sono contentissimo. Quando hai pubblicato, bro, l'album su YouTube, volevo abbracciarti e dirti grazie, Tony! Grazie, bro. Veramente, bro, al di là di tante cose che si possono dire per tutti i ragazzi emergenti che ci guardano, comunque sia... Non è vero che è impossibile, ma non è neanche vero che è facile. Devi avere tu il punto, sbaglio? No, assolutamente, bro. Cioè, facile non è facile, ma... No, perché... Ma voi siete ragazzi là che fanno sacrifici dalla mattina alla sera, quindi so che con voi parlare di sta roba è normale. Cioè, voi che sapete come funziona, capito? Quindi, no, beh, tutti quanti che mi hanno scritto qua in zona per avere una mano, un aiuto, no, con gli eventi, con le etichette emergenti che abbiamo... E a un certo punto ho dovuto fermare la cosa perché tanti pensano di arrivare e pensare che tu hai sempre la carta o tipo ti risolvi. No, raga, cioè devi arrivare già col tuo background, devi avere già una tua idea, devi avere già. Tu sogni, mi hai detto, no? Io ma sì, sono tu, un botto. Ma tu, tipo, quando è che hai detto, ok, forse questa. Perché io, bro, ti voglio ricordare una cosa. La prima volta che ho visto Tony Boy, l'ho visto a un concerto. A Rivolta c'era sto ragazzo che tutti parlavano bene, coi capelli lunghi, molto tipo sulle sue. Ma che a Rivolta forse poi avevo fatto il live ancora che ero con gli Angati, tutto, ma può essere un'apertura. So che c'eri tu e tutti mi parlavano: un brutto dei Tony Boy, dei Tony Boy. Che grande. E ho detto: andiamo a vedere sto ragazzo. Allora sono venuto lì, e bro, c'erano. Penso che posso dirlo, non sia un problema, anzi, ti fa un vanto della Madonna. C'erano 200 persone. E Tony è entrato, cioè, sul palco, come se fossi, bro, davanti a 10.000 persone. Quando tu hai chiuso gli occhi e si è messo a cantare, ho detto, è lui.
Bro, vanno i brividi, solo raccontare. Ma queste cose, bro, veramente, bro, le sento, bro, sono emozioni che per noi che lavoriamo, bro, su questo mondo qua non è facile, io me lo ricorderò sempre. E me ne ha parlato di te un altro organizzatore, e da lì ti ho messo gli occhi, ci siamo sentiti, e insieme al tuo entourage, il tuo team, abbiamo fatto live assieme, e ora sei qui. E ora stai per prendere il secondo jet. Pazzesco, sì. Ah, il secondo jet, ho capito, il secondo jet. Ho detto, chissà dove andremo. Ah, però sicuro, quello sicuro. Lo sto prendendo. Ed è il solo secondo il bello. Sì, pensa. Beh, ha 22 anni, cioè, scherzi. 22 anni al contrario. Yeah. Wow, mazzetta di soldi. Barrex. Soldi, 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 soldi. Soldi. Tutti da 10 per un motivo. Guarda, sono sincero. Generale, no, non c'era un motivo. Non c'era un motivo, c'era penso. Motivo. Ok, ok. Vabbè. C'era più indicare i soldi. Beh, tanti la vedono in modalità, ah, fai rapper, allora fai i soldi, allora questo, allora quello. In realtà non sanno magari il mondo che c'è dietro. No? I soldi sono importanti, ma per te, Tony Boy, i soldi? Allora, per me i soldi sono importanti fino a una certa. Nel senso che... Cioè, la domanda è molto grande, comunque potrei divagare un sacco, capito? Quindi comunque i soldi sono importantissimi, sono, cioè, penso ora come ora la cosa che purtroppo, cioè, a me la cosa che mi fa incazzare di soldi, capito, è che ti danno potere di parola. Esatto, questa cioè, cosa, brother. Sincero, capito, perché... cioè, è una cosa che... Volete quel Tony? Se volete quel Tony, divento quel Tony. No, no, hai ragione. I soldi purtroppo tante volte fa cambiare anche la prospettiva di visione che ha una persona. Più che altro sì, noto che adesso, bro, se hai soldi, capito, bro, poi, cioè, boh, sono, boh, penso... Sì, tipo, ho i soldi, allora sembri che sei capace a fare tutto, invece... No, esatto, ma poi, bro, sembra che adesso diventi ricco, capito, tu non so, sei strabravo, non so, a fare rap, diventi strabravo a fare rap, e poi, tipo, dopo un po' diventi influente, capito, in politica, diventi cioè, influente, sì. Bro, nella moda, diventi influente in mille campi, capito... Ce ne sono, non dico pochi, con tutto rispetto per tutti, però è vero. Della hit, capito? Cioè, no, ma io comunque non la disprezzo, cioè nel senso. No, ovvio. Però diciamo che la domanda era più, mi hai già risposto, era più su il fatto è tipo davanti ai soldi. Però beh, è ovvio che i soldi contano, cioè servono. Ma tipo, io davanti ai soldi... sapete cosa? Io penso che oggigiorno la gente conosce più il prezzo di tutto, ma il valore di niente. O no? Madonna. Minchia, il prezzo di tutto ma il valore di niente. Sembra Tony Boy, ti scrive. Sembra mi dovrò essere ispirata a qualcuno per la puntata di oggi. Attenzione. Comunque, il prezzo di tutto ma il valore di... Cioè, in realtà è un po' vero, io sono completamente d'accordo con questa affermazione. Cioè, io ti dico, la situazione qui in studio inizia a essere bella perché penso che... Tony è arrivato con una carica, ragazzi, perché dovete capire che questo ragazzo... Si è arrivato con una canna, ragazzi. Oltre con la carica, con una canna. Al di là di tutto, siamo tutti tesi, perché comunque tesi, siamo un po' emozionati, perché comunque sappiamo che è importante per lui, perché comunque è il primo podcast che partecipa, quindi sono davvero felice di questa opportunità. In caso si taglia. Non si taglia niente. E quindi vabbè. Sono davvero felice, bro. Quindi penso che sia arrivato il momento del terzo jet. Dai, prendiamo il terzo jet. Aia, un iPhone. iPhone sopra iPhone sopra mazzette. Aia. È un tramezzino. Ti manca la borsa, bro. La sito diventa più trap del previsto. Attenzione. Telefono, sta anche per i social, no? Telefono, social, sì. Tu... Minchia, la distrazione. Ecco, come la vivi tu, telefono? Mi distrae un botto. Cioè, tipo video TikTok di cazzate, no? Guarda la manetta. Prima di andare a dormire, solito. Sì, no, ma anche però a caso, capito? Diciamo che anche il tuo modo di comunicare con... Sì, io con Instagram un botto, capito? Mi piace un botto pubblicare video di, capito, di musica che faccio, se faccio spoiler, se faccio robe... Diciamo che lo uso perché comunque... Scusami se interrompo, bro. Assolutamente. Una cosa che ho notato, infatti ne volevo parlare... Che tu, cioè, fai un sacco di dirette dal nulla dove... Dirette dal nulla. Dal nulla dove entri la diretta di Tony Boy, sei tu che stai là rappando per ore, facendo freestyle, su questo. Impazzisco. Cioè, sì. Questa è una cosa che non noto da tanti.
Sì, che poi è una cosa che faccio, che poi spero che la veda sempre poca gente, ma poi magari me le trovo ricaricate su YouTube. Beh, infatti c'era un su pezzo. Qualche pagina. Oh, Madonna, sì. ne ho viste, bro. Una volta mi sono messo a fare freestyle fuori dal McDonald's. Ovviamente c'erano dei ragazzini che si fermavano e dicevano: Tony, che cazzo fai qua al McDonald's? Sembravo a fine carriera completamente inutile. Ma invece secondo me è quello che apprezzano di più, il fatto che tu sì. Ma sì, infatti cioè, alla fine il social comunque se sei te stesso è... Ma sì, ma ci vuole, ma ormai basta, secondo me. Cioè i rapper ormai sono come i calciatori, capito? Cioè non puoi fare... Cioè devi essere, capito, del popolo. Sì, però, sì, sì, sì. Secondo sì, me, sì. Non so come dire, non esiste che un calciatore arriva e dice fanculo ai fan, ai tifosi, capito? Cioè non puoi, bro... Cioè, sei una squadra, ti supportano. Però a te fa piacere comunque. Cioè, boia, se mi fa bene. Io sto anche. Mi dicono sempre su. Io sono. C'ho sta roba, bro, che non riesco a salutare le persone. Cioè, mi sento sempre tipo no. Ti parlo anche personalmente la cosa. Rimani con me, capito? Cioè, vorrei tenere tutti con me ogni volta, capito? Oh. Quindi ogni volta mi becca anche un ragazzino a caso. E gli dico, vabbè, vieni nella mia direzione, cammina con me, così facciamo due parole, robe. No, ma bro, stai rispondendo super bene a tutto, perché alla fine stai dimostrando soltanto quello che sei tu e la tua musica. Sì, no, vabbè, ma io... Adesso ti dico una cosa, io ho conosciuto tanti, per la mia fortuna, anche nel mondo del mio lavoro, ma penso anche Marco, e spesso ho trovato quelle coincidenze. Lui è andato... Marco è andato. Mi metterei infatti anche un po' più distante dalla telecamera. Cioè, lui è sempre più rosso, lui è sempre più bianco, io sono sempre più nero. Cioè, si capisce. No, quello che dicevo è che mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Scusatemi, ragazzi. No, che tu. Vai, prendi pure, bro, acqua, birra, vino. La quetta ci sta sempre. No, sì, forse un po' d'acqua, dai. Va bene così, grazie. È diventata acqua birra. Comunque, quello che volevo dire io in primis era che descrivi molto i tuoi testi come persona. Capito? Grazie, bro. No, ma i testi comunque, bro, cioè ovviamente li scrivo io, cioè li interpreto io. Prima ho cappato a dire li scrivo tutti i giorni. Che cazzo volevo dire? Volevo dire un po', volevo fare una battuta su quella roba, ma non ce l'ho fatta. Da nulla si è girato e ha detto possiamo tagliare. Cappata così gratis. Comunque, vabbè, oltre a questo, in generale, sì, i testi ci tengo un botto. Che no, ma perché alla scrittura, ti ripeto, ne ho conosciuti tanti, però, tipo, avendo proprio rapporto da sedermi a parlare, ho conosciuto veramente tantissimi ragazzi. E fidati che quando sento i tuoi testi, dico: cazzo, è lui. È lui perché. Grazie, il flow. Davvero. Vero, ma al di là del flow che ovviamente è unico in sé, interpretazione magari dici. Bravissimo, sì. Cioè secondo me, bro, adesso tu sei fidanzato, penso, no? Io sì sono, però fidanzato, penso che sei pieno di figli, di la verità, sei pieno di figli. No, in realtà, raga, mi seguono solo un botto di maschi e le tipe che mi scrivono tipo: il mio ragazzo è completamente innamorato, perso di te, no. Ti prego, fagli un audio, inviagli una foto. E quindi in realtà anche su Instagram i miei stats sono tipo 90% maschi, 10% ragazze, capito? No, perché giustamente avevi chiesto scorsa puntata a testa di Chezzo se tramite i social si chiama, è un tabù questo, però cioè, lui è fidanzato, infatti, quindi... Sembra tipo che non so, che magari la mia musica sia tipo un po' da fighe così, capito? È l'errore più grande che la gente possa fare, tipo dire no, quella è per tutti i cuccioloni, no. Esatto, in realtà alla fine, bro, diciamolo, mi inviano tipo DM, c'è gente pesissimo, capito? No, ovvio. In situazioni incredibili, bro, che dico: ma lui veramente ascolta la mia musica, ma che grande. Dico, sì, anche Giulione, no, bro, bellissimo. Esatto. No, comunque te lo dicevo più perché sei un bel ragazzo, bro, e sta cosa qua ti dà fascino. Grazie, bro. Con la tua scrittura, col tuo modo di essere, il tuo mood, quindi per quello te l'ho chiesto, sì. Assolutamente. Perché io ho strapaura di invecchiare, voi avete strapaura di invecchiare? Bro, mi sento già vecchio. Peso 135 kg. Ma però sei freschissimo, bro. Però sono freschissimo. Anche se non si dice ma però sei freschissimo. Sì, bro, bisogna essere freschi perché sennò intanto bisogna piacersi a se stessi, sennò è un problema. Sì. Però invecchiare ti dà l'esperienza. Voi siete d'accordo? Sono d'accordo, però oggi la voce fuori campo è tagliente. Veramente profondissima. Profondissima, cioè proprio mood Tony Boy. Sì, sì, no, ma io ci sono completamente a pieno, già adesso sto entrando completamente in mood. Allora, ti dico, sì, assolutamente, però
invecchiare a volte ti aiuta anche a guardare dove hai sbagliato, perché sbagliando si impara. Ho imparato tantissimo. Con i più grandi più sbagli sono quelli che mi hanno fatto imparare di più. Quello sicuro. Quindi ci sta, diciamo, a livello fin dalla scuola. Cioè, sì, sì. Ma a proposito, infatti tu cosa hai fatto? Scuole? Io a scuola ho avuto un rapporto un po' strano, capito? Come alla tutti. Fine ho finito a un professionale. Ha inciso comunque, secondo sì me. Sì o no? Sì, sì, sì. Anch'io ho fatto professionale. Sì, alberghiero, sì. Cameriere. Ah, io sociosanitario. Come andavo? Io grafico, 3 anni professionali. Sì. Io però ho fatto tutte le scuole possibili, immaginabili. Hai provato almeno, dici. Ho provato. Mi importante partecipare. Esatto. Vabbè, ma non avresti... Cioè, se tu tornassi indietro, un conservatorio l'avresti fatto o no? Allora, io avevo provato a entrare al conservatorio. No! Perché facevo percussioni. Gordo! Bellissimo. Cioè, io ho suonato la batteria tanti anni, quando ero piccolino. Infatti hai fatto anche dei video comunque. Beh, ti ha aiutato soprattutto tantissimo allora, perché comunque avevi una base... Sì, io bro, comunque, cioè, ti ripeto, ho iniziato tipo magari a scrivere a 15 anni così, però tipo già da quando sono nato, bro, sempre, capito, ho fatto musica in generale, bro, batteria, robe, cantato, ho provato a fare tutto, capito? Però ovviamente... Vedi, però non avevo ancora la passione del rap, mi è nata completamente dopo. E quando è che l'hai... Cioè, rispettivamente tardi rispetto ai miei coetanei. Ma secondo te, tipo, quando è che tipo hai trovato l'ispirazione per dire voglio fare questo? Proprio hai detto... Io mi ricordo... Cazzo, mi stai facendo scavare nei ricordi? Non ci penso mai a sta roba. Comunque mi ricordo che tipo... Una volta mio fratello è tornato da Londra, tipo... Con tipo Ghetto Gospel di Tupac. Ok. E io da lì ho iniziato ad ascoltarmi quella manetta. C'è proprio manetta, da lì ho detto minchia, ma esiste il rap così. E da lì tipo quando passava Eminem in TV, invece di skippare lo guardavo, capito, piano piano ho iniziato. 8 Mile. Anch'io penso a scuola. Anche quello, capito, l'ho visto subito. Quello... Poi vabbè, in generale ascoltavo un botto di The Game, Lil Wayne, capito. Figo, vabbè, se hai avuto... Proprio sbaso, sì, avevo due fratelli più grandi che comunque ascoltavano un po' di tutto, quindi io alla fine poi mi sono fermato sul rap. Però poi ovviamente ho skippato un po' il rap italiano inizialmente. Okay. Sono arrivato tipo al rap italiano che era già un po' avanti, capito? Quindi diciamo che tu non sei comunque della scuola, nonostante i 22 anni, comunque... Cioè l'ho dovuta recuperare un po' più tardi perché comunque penso che le basi... Beh, direi che l'hai recuperata bene, bro! No, ovvio. Fatto ripassire. Fatto ripassire. Però tipo le basi proprio, capito, i pezzi, quelli culto del rap italiano, quelli lì che vanno ascoltati. Cazzo ne so. È tipo artista italiano preferito, sono curioso. Artista italiano preferito? Io non gliel'avrei chiesto. No, non gliel'avrei. Sai che non, cioè, dovrei pensarci bene, veramente ma bene. Ma anche, cioè nel senso, old school, non so se hai mai... Ma tipo artista rap o artista pop in generale? Rap. Allora, faccio una divisione tipo old school così. Ok. Vabbè, ma ci sono troppi, bro, cioè sì, sicuramente troppi. Sì, facciamo così invece, secondo me... Mi piace, cioè... La cosa che mi interessava, che così collego anche alla domanda di Marco, è che ho visto pochi emergenti avere così tanto supporto da artisti che erano già in un altro percorso confronto a te. Cioè, veramente ti ho visto collaborare con personaggi importanti, ma non tipo quella collaborazione che non voglio entrare nel merito, che... Sai, ho fatto il feed. No, ho visto proprio gente che ha fatto i live con te. Scusate. Scusa, ha fatto i live con te. Ha fatto comunque, insomma, ti ha dato la possibilità di girare bene e non solo tipo, oh, facciamo un post di qua di là. Anche gli Slinks, per dirti che vedo che... Gli Slinks grandi sono una famiglia, siamo proprio una famiglia. Allora, loro, ti dico la verità, essendo così belli, gli vorrei parlare. Sicuramente quest'inverno... Vi beccherete presto. Ma voi ancora non avete fatto una data? Non si può dire, però. Ah, scusa, bro. Tagliamo, no, sì, la facciamo. Vaffanculo, diciamo. 9 giugno, ragazzi, 9 giugno a Venezia. Ah, yeah. Usciamo con gli Slinks, tanto usciamo lunedì 16. Quindi. Big spoiler. E dopo vediamo altre sorprese. Scusate, ragazzi. Sì, comunque non ci sono finestre aperte, vorrei precisare. Sì, infatti adesso la più. Sto morendo, ragazzi. Infatti. Mi vedete così grande e grosso, ma raga, non reggo niente. No, scherzo. Domani... Oh, ma Giulio non parla più, è colpa di Tony Boy. Mi hai letteralmente... No, scherzo.
Brother, andiamo per il terzo oggetto. Apro un po' che meglio. Però te lo giuro. Te lo giuro, mi hai spezzato, bro. Ci conviene, no, ci conviene. Tu ci hai spezzati, bro. Mamma mia. Ho un po' d'aria. Yeah, andiamo al quarto oggetto. Quarto oggetto, sì, no, quarto. Non mi vediamo più quasi. Prova. Wow, questo tra l'altro mi serve. Te lo giuro. Cos'è per te, bro? Ma è quello che penso io, bro. Sì, bro, è quello che pensi tu. È proprio, no? Quello che penso io. È proprio quello che pensi tu. Giura. Fallo vedere anche. Giuro, fallo vedere anche la telecamera. Si tratta di sostanzialmente, cioè, quello che penso io, ma non sono adesso, sicuro, perché adesso, aspetta, non voglio fare. Adesso lui è ovviamente in dubbio per quello che sta per dire, però. Esatto, però penso che sia quello che penso io. Quello che penso io è l'autotune dal vivo. Sì, bro. Quello che ti serve per i live. Attenzione. Questo fatale, assolutamente incredibile. A di là che sei quello per il live, no? Una cosa che non ho mai chiesto a nessuno. Tu che rapporto hai con l'autotune? Senso? Io l'autotune lo amo. Io ho fatto anche una rima che tipo in un pezzo che forse non uscirà neanche mai. Che tipo usavo, farcela sentire? Usavo l'autotune in faccia ai puristi. Però potrei anche far sentire, che non mi ricordo proprio la canzone. Adesso se mi viene in mente ve la metto, assolutamente. Ma posso chiederti, per te l'autotune è un tabù o no? No, per me l'autotune è proprio la cosa più bella che esista nella musica. Nel senso che ha salvato un sacco di carriere innanzitutto. Questa è una cosa bellissima che hai perché perché ovviamente, ragazzi, non tutti comunque nascono con il ma tra l'altro non tutti sono così, capito, intraprendenti da magari andare a prendere lezioni di canto, imparare a intonare magari anche le poche note che si riescono a prendere, capito? Guarda, io sono molto ignorante sull'argomento. Ma poi anche in generale molte persone che sanno cantare comunque usano l'autotune, infatti non ha, quindi cioè, possiamo anche dire che magari l'autotune può dare un po' di speranza. Cioè, adesso, nel senso, non è che se domani uno si mette così improvvisamente, capito, diventa bravo a rappare, capito? Vabbè, uno, certo, magari può usare l'autotune, però essere comunque scarso. Pensa che c'è anche chi non sa usare l'autotune. Esatto, vabbè, sì, ma è chiaro, ma comunque ci vuole sempre un minimo di, cioè, devi essere un minimo portato come. Deve avere un minimo. Per me, raga, non è nessun problema. O se non sei portato, devi allenarti un botto. Capito? Travis Scott, non so se. Cioè, se... sì, ma comunque è la cosa più bella del mondo. Esatto. Bro, quando, ma poi. Non è bro, per niente. Il mondo degli effetti, comunque, quando inizia ad entrare. Veramente... Cioè, fa parte, secondo me, proprio di questa culture, secondo me. Sì, assolutamente. Io la penso uguale. Beh, un rapper che l'ha sempre usato, se non sbaglio, è Lil Wayne, l'ha sempre usato. Beh, Lil Wayne, comunque ti ancora prima, Tupac, ma ancora prima, ancora che andassero così di diffusa questa cosa. Che anche Tupac, ho visto un'intervista di non so chi, dove praticamente... Non so chi. No, forse è sempre sulla sua vita che lui aveva fatto i primi pezzi con l'autotune. Lui comunque è intonatissimo, ragazzi, cioè nel senso... Cioè, no, quella voce metallica comunque ce l'ha sua, cioè quella... Ma no, quello lì è l'autotune, però lui comunque è intonato, bro, nel senso... Sì, ma esatto, ma la gente non lo sa, per usare l'autotune bisogna essere intonati, comunque. Vabbè, comunque mi ricordo che in intervista diceva che una certa, mentre era in aeroporto, stava per prendere un aereo, arriva un rapper OG... Non mi ricordo il nome, che gli fa sei la rovina dell'hip hop. No. Però lui in realtà, bro, adesso tipo per i ragazzi della generazione come me, 99, così, capito? Sì, 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 in su, icona, capito? Icona, scherzi. Assolutamente. Soprattutto per chi usa l'autotune, capito? Ma poi in generale l'autotune si può usare in mille modi, bro. Cioè... E poi tu hai il flash acceso tipo da un'ora. Ma bro, è trappo. Avere il flash, avere il flash, tutta la puntata. Io tengo Rex, lo chiamo Mazzette. Ma tu con... mi hai detto che freestyle sei... Io freestyle non è che sono proprio... Però i tuoi testi te li giochi. I testi in realtà devo dire che ultimamente sto sbloccando il freestyle. Okay. Ci sto provando. Non ti voglio mettere in difficoltà, però dopo, se vuoi farti sentire la song nuova un po' così a cappella. Ah, dai, dopo vediamo, finiamo questo allora. Con calma. Allora, brother, andiamo per il cos'è, il quinto o il quarto, come ricordo? Quinto adesso. Quinto, andiamo per il quinto. Andiamo per il quinto. Io spero ce ne siano tanti, voglio parlare un botto della... Invece voglio... purtroppo è l'ultimo. Ma giura? No, io voglio stare qua adesso a parlare, bro. E tagliamo tutta la prima parte. Wow. No. Ma che hit, bro. Eh sì, bro. Arriviamo nella parte sentimentale, falla vedere bene. Eh sì, devi avvicinare. L'avvicino qua. Ancora un po'. Ancora di più. Benissimo. Allora. Che stile questa intanto, foto, bellissima. Intanto lo salutiamo, se vuoi salutarlo tu. Intanto saluto Wairaki, grande Wairaki, cazzo.
Ciao brother mio, come stai? Spero che tu stai bene, sei una persona che stimo tantissimo. Poi sembra che stimo tutti, sì, raga, tutti, mio fratello. Tutti quelli che vedete qui sono persone speciali, comunque persone che vogliamo super bene. Waraki è una persona veramente seria. Veramente, lui è un grande cazzo, soprattutto ci tengo a dire questa cosa finché sono in questo podcast, è uno dei rapper più forti d'Italia, anche se nessuno lo sa. Me l'avevi già detto sta cosa, me lo ricordo, esatto. Me lo ricordo. Io ci provo sempre a spammarla questa roba ovunque. Ma è anche uscito un tuo pezzo con lui? È anche uscito il mio pezzo con lui, sì, assolutamente. Hit. Ci siamo smezzati le barre, capito, così. Mi era un po' ispirato a un altro suo pezzo che aveva a sua volta fatto con un ragazzo che anche lui era una leggenda a Padova, uno veramente fortissimo, che era un vero OG, che è Schilletti Favelas. Salutiamolo. Che, raga, lo salutiamo adesso... Ha cambiato vita, però comunque è veramente un GOAT. Cioè, io capito, mi ispiro molto, capito. Ma Waraki, quanto Waraki importante è in questo tuo progetto? Insomma, siete assieme, no? Quindi... Assolutamente. Sì, sì, lui alla fine mette in musica tutto. Cioè, decidiamo proprio insieme alla direzione artistica, capito, il progetto, non so come dire. Quindi cioè, non ti chiedo neanche quanto sia importante per te. No, assolutamente. No, vabbè, ma cioè, è scontato. Come, capito, Travis Scott con Mike Dean, capito, che si fa fare sempre i synth da lui, capito. Io in generale so che se voglio fare determinate robe, capito, sperimentare, fare, dare vita a nuovi sound, così chiamo Waraki, ci mettiamo lì, iniziamo a fare musica. Ehi, Waraki, che tal, loco? Mette il tag, cioè, capito, ed è subito magia. Bro, io sono andato avanti, penso, un anno a dire tutto. Ehi, che tal? Waraki, che loco? Ehi, Waraki, che tal, loco? Comunque sì, che è grande, cioè lui è veramente fortissimo, un talento unico. Sì, noi volevamo trovare qualcosa di... Poi va bene, la foto ci sono anche Famas, Doge, Neno. Io... Grande mio fratello Neno soprattutto. Era più per rappresentare sì Waraki, ma anche il tuo team. So che hai un botto di gente che ti vuole veramente bene. E la cosa più principale è stare attorno di persone sì, positive, sì. A me poi piace un botto coinvolgere tutti, capito? Quindi tutti si ritrovano tutti a fare qualcosa. Se sei mio amico purtroppo ti incastro in qualcosa, sicuramente. Ma quanto è importante il team nel tuo percorso? È veramente molto importante, devo dire che cioè, fa più del 50% del lavoro, perché io alla fine mi limito a scrivere le canzoni e andare in studio, poi tutto il resto... Io nel frattempo ho bevuto acqua e birra, mamma mia. Infatti però mi dispiace cazzo che ti ho versato quella roba, vuoi bere dal mio bicchiere? No, ormai l'ho bevuto, bro. Ti giuro, bevi diretto dalla bottiglietta. Lo sentite qua? No, bro, filettini. No, vai caldo. Comunque non so se risuccederà che farete un podcast fumando, penso, non lo so. Lo penso che farò una ogni tanto, però perché è hard. Mi sono sempre presentato super bravo ragazzo a tutti i genitori che vengono a portare. Ma anch'io sto pensando a sta roba che poi ogni volta cazzo tutti mi guardano e mi dicono minchia, ma basta fumare, basta fumare. Io penso che... Ma parlando di fumare, quanto potrebbe, cioè, è importante per le tue vibes cioè questo concetto o no? Cioè ti accompagna soprattutto anche questo magari me lo chiedo anche io alla fine capito che? Non si sa, me lo chiedo anch'io onestamente, è un pro o un contro? Un pro, dimmi perché. Cioè è interessante quello che vi sto chiedendo a sua volta. Ah, ok, quindi è diventata una richiesta mia. Bro, io, no, non lo so, ragazzi. Voi cosa ne pensate riguardo questo argomento? Che allora, poi io stabilisco un pensiero adesso, perché non ci ho veramente mai pensato. Dico, io, cioè, non ci hai mai pensato? Cioè, mi sono sempre la mia risposta è sempre stata questa domanda. Non sono mai andato oltre perché non avevo coraggio. Mi stai uccidendo, bro. Ho capito il senso che stai dicendo. E ne ho parlato anche nella settimana, nella puntata scorsa. È una cosa che sono scelte, intanto, non giudico nessuno. Te l'abbiamo chiesto perché magari in più video tuoi abbiamo notato che, o comunque sì, nel tuo mood, comunque sei sì, no, comunque riguarda assolutamente quello. Alla fine mi fa entrare nel mood, ma a un certo momento, non so come dire. Cioè fumo in generale, anche se non devo entrare in mood, capisci? Alla fine, bravo, mi ritrovo questa sempre era la mood, domanda, capito? È una cosa quotidiana tua, fa parte di te. Sì, esatto, non è che fumo la canna e allora sono forte perché scrivo la canna, cioè, no, certo, se non fumo per una settimana, capito, sono comunque straforte, capito? Forse meglio, no, dai. Sono comunque il rapper più forte del mondo, capito? No. Numero uno. Lui si è sciolto adesso, che tipo siamo arrivati al quinto. No, ah, no, scherzo, tiriamo bro fuori altri oggetti, li metto io.
Noi ci giriamo, tu li metti. No, faccio le domande. No, però a me non me ne frega un cazzo. Se vogliamo fare una puntata più lunga, la facciamo. Non me ne frega un cazzo. Senti, ragazzi, però sei il primo rapper. Scherzi, però è il minimo. Oh, ragazzi, scherzi. Grazie, raga. Marco non parla più. Marco, tu sei un grande. Io infatti, sto soltanto guardando voi due perché meglio non guardo in film. Che stare. Grande. Io ogni tanto mi dimentico di guardare, ma. No, bro, ci tenevo invece di parlare del nuovo singolo, perché quando sì. ho avuto questa idea di chiamarti era proprio perché avevo visto che stavi per uscire con un brano che si chiama Senza Invito. Senza Invito. Allora ho detto, gli devo fare l'invito, per forza. Ma infatti grazie. Poi mi hai fatto vedere in anteprima anche... È sempre bello sentirsi invitati comunque. Grazie, bro. E no, niente, io me ne hai parlato, me hai spiegato, ma per te questo singolo... Cosa ti rappresenta, soprattutto nel tuo percorso ora come ora? In realtà questo singolo mi piace veramente un botto e comunque Senza Invito comunque riguardasi un po' lo stato d'animo, capito, di riguardo al magari non essere sempre sì. inclusi nelle situazioni, capito? Ok, ok, ok. Cioè almeno una volta era così, adesso che magari le cose stanno andando un po' meglio, capito? Sì, adesso è cambiato, una volta sì c'era molta più immaginazione. Esatto, vabbè, ma penso che sia capitato anche a voi magari in generale nella vostra vita. Io i primi due anni sì, dopo bro, Giulione Nazionale unisce... Poi hai iniziato a fare le tue le feste, quindi... Guarda bro, 12 anni organizzavo i tornei di calcetto nel mio oratorio. E infatti è un po' quello il concetto, capito? Che prima sei senza invito, poi la gente che vuole entrare alla tua festa. Ah sì bro, ma come una volta non era così di moda avere il nero della compagnia, ora sono tutti mischiati, questa è una cosa stupenda. Vabbè, io sì, io comunque ho sempre avuto amici di qualsiasi senso. Che tra l'altro i tuoi sono proprio bei neri, mi ricordo sei venuto in live. Sono i migliori, bro, che tra l'altro sono tutti quanti i miei fratelli, cioè veramente sono le persone migliori che esistono, bro, vengono a tutti i miei live, bro, ovunque siamo, capito, siamo sempre in 50.000, ogni volta ci rompono. Infatti sei arrivato, eri in 16, ho detto, raga. Ogni volta. In 16. Ma è appunto, divertente. All'inizio magari sei partito appunto con una fanbase magari un po' bassa, ritornando appunto un po' alla tua musica, se hai smesso di crederci non puoi dire a me smettila, qualcuno... ti ha mai detto basta, smettila? E ti ricorda qualcosa sta frase o no? Assolutamente, il pezzo è 7 AM. Perché mi ricordo ogni cazzo di barra. Vuoi farcelo sentire, magari te lo ricordi? In realtà, cazzo, quella barra lì era tipo se hai smesso di chiedere, smettila. Che era una hit. Guarda, io... È un po', cioè, sostanzialmente non è tanto sul chi ti dice smettila, capito? Ma è più... chi tipo ha lo stesso obiettivo che ti sei posto te, però capito non ci arriva, se la mette via e ti viene a rompere e allora cazzo. Ti dice a te non ce la farai mai. Esatto. Scusa, cazzo, ma... no, 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 non volevo dirlo, no, questa la, cioè, ti giuro non volevo farlo, bro. Non ti preoccupare, bro, vai tranquillo. Raga, io te lo giuro, no, bro, se tornassi dietro lo rifarei 80 volte questa puntata. Bro, possiamo fare tipo 5 ore di podcast solo con Tony Boy, vi prego. Bro, assolutamente scusami, mi è uscito completamente. Ma cosa stai dicendo? Ma scherzi, ma scherzi. Beh, vuol dire che ti senti a tuo agio. Esatto. No, esatto, ma dal nulla proprio. Davvero così. Veneto, raga. Sì, Veneto, bro. Sì, te lo dice uno di 1,90 m, ero brasiliano. Niente. Comunque, vabbè, dicevo che esatto, appunto, chi è un po' quella roba, capito, della volpe che non arriva all'uovo, capito? Cioè, beh, per forza, e mettelo se hai sentito dire. E comunque ci sono persone, raga, cioè, alla fine sembra che io ho tanto supporto, tanto, cioè, io mi focalizzo più sull'amore delle persone che mi seguono che magari su quelli che mi odiano, ma comunque ci sono persone che mi odiano lo stesso, anche se può non sembrare, capito? Certo. Infatti. Cioè, magari un po' meno per la musica, perché comunque magari la musica gli piace, capito? Cioè, però a parte comunque... che si segue ormai tutto... tutto fa brodo, cioè, ma le persone poi stare, cioè, poi tu puoi stare antipatico a una persona per motivi che tu neanche sai, esatto. Capito, non so come dire, cioè quante persone sì. alla fine io a una certa bro me ne sono fregato perché me ne hanno detto di tutti i colori, esatto. Ma infatti c'è chi te lo dice e chi non te lo dice, però capito, c'è sempre quello che capito magari gli fa anche proprio cagare con la musica che fai. No, io però comunque il mio caso è veramente poco, comunque in generale il rap è rap, capito, chi sì. sa di rap non può dire che la roba non è rap, che non... Tu non hai haters, o sì? Veramente pochi, bro. Infatti delle volte la maggior parte delle persone con questa è una cosa bella, sì. Bro, molto bella. Cioè, veramente pochi, bro.
Bene, mi fa strapiacere. Io chiedo la voce fuori campo Lora, perché qua la situazione si è... Sono passati esattamente 44 minuti. Ma che bello, abbiamo ancora del tempo. Sembra che è passato 5 ore. E riguardo... A me sembrano volati, sì. Io sono casatissimo. Riguardo a haters, comunque, ragazzi... Io vi dico sta cosa. Okay. Che secondo me le persone vanno accettate così come sono. Però sta a noi collocarle nel posto che meritano. Esatto, no, vabbè, ma poi comunque io accetto tutti per come sono, sempre, costantemente, per qualsiasi tipo di motivo, che sia fisicamente, mentalmente, cioè veramente io sono l'ultima persona che giudica, non me ne frega proprio un cazzo, capì? Vabbè, l'importante. Cioè, ti giuro, non mi interessa da niente, non so come vuoi. Beh, ti dico... Io faccio veramente fatica a giudicare, anzi, giudico chi giudica, capito? L'unica cosa, capito? Beh, il modo in cui ci eravamo sentiti e ci conoscevamo da poco, però, cioè, veramente ho... Madonna, ho subito capito che... Ma infatti settimana questa che... stavamo preparando le tue cose, stavamo ascoltando i tuoi brani, non sei più tra noi. Bella quella. Cioè, bro, cioè, non, tu hai proprio questo, come dici tu, tu sogni e si sente, si vede, capito? E vuoi farlo diventare realtà. Quindi, sì, sì, questo non è un saluto, però ti auguro il meglio, brother. Grazie, davvero. Veramente sarò lì a saltare con te con una gamba, ma ci sarò. Bisogna spaccare, poi esatto, sì. Bene, è stato veramente super intenso. Allora, bro, intanto cerchiamo gli occhi di Marco per terra. Ehi. Bella prima puntata di Marco Bozzi. È l'ultimo. No. Mamma mia. Bene, bene. No, insomma. È un messaggio che vuoi dare. Esatto. Un pensiero per i esatto, che cantano. Non lo so, ogni volta anche fine live ho sempre paura di essere banale, delle volte non dico niente, vado via direttamente. Non lo so bene cosa dire alle persone. Soprattutto alle persone che mi seguono, perché sono molto profonde, questo messaggio sarebbe sicuramente superficiale, perché... Però cioè, bene che comunque tu hai trovato una categoria da dire, cioè i miei fan sono così. Sì, ma saranno sempre bello, di più, perché secondo me è proprio un, cioè, non so come dire, ci sentiamo così per una... Beh, bro, Aria City, abbiamo fatto l'altra assieme, no? Che tu hai aperto, hai fatto l'apertura della serata e c'erano 2000 persone, locale murato, ok? Ha spaccato quella sera. E tu sei arrivato, è la prima volta che dopo anni che ti sentivo live e tutto... Cioè, tu bello. Non sei fermato, hai salutato tutti cantavano, gente che urlava Tony Boy. Sì, è stato mega divertente. Cioè, io ero super gasato, perché ho detto, raga, ascoltate me, yeah, che Tony spacca. Yeah. Abbiamo tirato l'acqua. Sì, no, ma spaccato. Ma perché era una sfida, perché loro mi dicono, vuoi fare Tony Boy? Sì, fidatevi di me, ci sta. Esatto, capito. Cioè, è una cosa, sai cosa? Adesso bisogna confermare, capito, questa cosa. Bisogna spaccare adesso, capito, non sono ancora chissà cosa, ma sto per arrivare. Però non me ne frega un cazzo. Ragazzi, chiuderemo una data con Tony Boy a giugno. Venezia, preparati. Yeah. Preparati, Venezia. Siamo pronti, uno. Mamma mia, quante cose, bro. Quante cose. Ultimamente me le sto godendo ancora prima che arriva. Poi, c'è capito, arriva il momento e non me la godo. Ah, capito? Guarda che ci mettono un secondo. Io mi rendo conto del tempo quanto vola, ci rimango. Sai quando tu hai ansia per quella cosa o quella data lì o questa cosa qua? Si supera. Poi arriva quella data, passi e dici, ma... Tipo questi 40 minuti sono volati. No, stamattina mi hai fatto morire. Cazzo, cioè, sono... Quando mi hai scritto mi hai ucciso. Grandi, ma poi ho visto anche le vostre storie prima che eravate qua, prima che arrivassimo, perché ovviamente abbiamo fatto ritardo, perché veramente non sappiamo vivere. È trap. Io e Neno, ragazzi, non si sa chi sia peggio. Salutiamo il Neno, grandissimo, grande Neno, numero grazie. Uno, ha super pazienza con me, è una persona super oro. Nonostante mi dica scendi 10 minuti prima che sia sotto casa, scendo comunque dopo 40 minuti, purtroppo. Però una cosa... È una malattia, cioè bisogna fare qualcosa per le persone così. Io grazie a Dio sono super super puntuale, anzi no, sono quello che rompe il cazzo. Infatti scusami, no, perché ma... mi rendo conto che sono veramente una persona fastidiosa, cioè. No, ma io con la mania da padrone, io sempre prima di tutti. Purtroppo, purtroppo questa mania, ho questa mania da padrone, da boss, da padrone, arrivo sempre prima di tutti, apro io le porte. Top, totale, arrivi, apri il locale, spacchi il ghiaccio e inizi a fare già i gin lemon prima che la gente arrivi. No, quello no, bro, però l'ho già fatto. Bro, l'ultima domanda che ti faccio, poi ci salutiamo. Assolutamente. Ci tenevo a chiederti, in primis, dove ti vedi tra un paio d'anni?
se dovessi tipo dire guarda vorrei essere qua, cioè senza proprio, cioè guarda, dai, ovvio. Poi anzi non, dopo un'altra voglio, domanda, io non voglio gufarmela, capito, non voglio gufare un cazzo perché comunque voglio sempre rimanere coi piedi a terra. Proprio oggi ho scritto una canzone che fa Resto Mobile. Spoiler, mi raccomando, quando uscirà vi ricorderete. Esatto, assolutamente, qua, perché la registrerò in questi giorni e sarà una bomba. Comunque, ma chiusa parentesi perché poi mi divago. La domanda era... Non la ricordo più. Lo so, però che non te la ricordo. La domanda era che... Ragazzi, non me lo ricordo. Io me la ricordo. Vai. Dove ti vedi tra un po' di anni? Ah, dove ti vedi tra un po' di anni? Io, ragazzi, assolutamente non voglio gufarmela. Ora riprendo come prima. Ripetere come prima, capito? Basta, raga, io sono dato. Quando inizio a lacrimare vuol dire che la situazione... Tra un po' di anni ancora non lo so, ma un giorno voglio fare San Siro. Mi piacerebbe un botto. Spero di bucarti io, bro. Con questa super musica. Ah, sarebbe totale. Spero... Con questa super musica vibe, capito? Secondo me diventerà il nuovo pop. Bro, non ti voglio rompere il cazzo. O magari io diventerò pop e non lo so, bro, come succederà nel mio futuro, cosa succederà, però non lo so. Per ora mi piace fare questo tipo di musica, mi piace dire questo tipo di cose. Parlare così veloce. Beh, è Tony Boy comunque, è sempre Tony Boy. Io penso che qualunque strada prenderai sarà sempre il mood Tony Boy che tutti conosciamo. Sempre un upgrade in più, questo sono sicuro. La sua musica è quello che voi avete visto negli ultimi 40 minuti, per modo di dire, ovviamente. Però il ragazzo, veramente, per avere 22 anni è super. Papà, ma grazie, super, grazie che mi avete messo a mio agio e grazie di tutto quanto, raga, davvero super grazie. Pensavo ti alzassi adesso. No, te, ragazzi, grazie. Bro, starei altre 5 ore con te. Anzi, lo faremo. Però non saremo in diretta, non saremo registrati. Però, bro, veramente, grazie di cuore. Volevo grazie a voi, ragazzi, davvero. Ringraziarti veramente, penso anche da parte di Marco. Grazie, ovviamente. Marco, grazie, Ulione. E veramente, bro, ti voglio bene, ti auguro il meglio. Grazie, faremo bro, tante cose assieme, e tanti live, tante feste. E veramente, te e tutto il tuo team, a Waraki, un saluto col cuore, ragazzi, io vi stimo. No, quello... Grazie. Purtroppo mi tocca dire, bro, purtroppo è mio quello. No. Un saluto alla nostra voce fuori campo, che da oggi è la voce sotto banco. Ciao ragazzi, grazie. Un saluto, Tony. Grazie a te. Ciao. Veramente, grazie voce. Ragazzi, qui con Tony Boy e Marco Bozzi. Bella, è stata una bellissima quarta puntata. Spero che vi sia piaciuto. In bocca al lupo ancora. Grazie a tutti quanti. Bella raga. Bella regalo.